Ciao a tutti, oggi è 6 agosto 2018, sono qui in prossimità del ponte Morbida che porta a Spinetta. Questa qui è la strada che porta sotto il ponte. Qui ci sono i cassonetti e accanto ai cassonetti abbiamo trovato delle pellicce che all'inizio abbiamo confuso per animali. Sono qui col professor Manzini. Buongiorno, buongiorno. Allora, nella nostra, come dire, esplorazione della città giornaliera, ci siamo imbattuti in questa situazione. Qui abbiamo due resti di pelliccia. Questo, come dire, collo ci aveva un attimo incuriosito perché pensavamo all'inizio fosse un animale morto recentemente. È comunque un povero animale, un mustelide probabilmente, che da pelliccia, che l'avevano utilizzato come collo, quello che si usava qualche decennio fa. Anche secolo scorso. Sì, comunque siamo qui che attenti e curiosi della situazione. Questa è una vera e propria pelliccia, anche questa, cui proprietario se ne sono sbarazzato. Che dire? Cosa si deve dire in situazioni di questo genere? Guarda un po' questo cartello qua, che non è propriamente di Alessandria. Diciamo Qua. allora, quello che sto dicendo da anni a questa parte, tanta roba che troviamo in giro, che non è dei cittadini Eh alessandrini, eh. sì, diventa una meta di sversamenti vari. Andiamo giù verso il Bormida? Cerca Sì, è passato un di camion. andare un po' veloce, Sì. altrimenti non ce la faccio. Proseguiamo per questa stradina. Questa qui è quella che porta giù verso il Bormida, eh? E incontriamo questo bosco abbastanza abbandonato. Qui abbiamo. Abbandonato, certo, siamo fuori città, Sì. siamo in riva entro gli argini Sì, lo so, però qui del fiume sono Bormida. piene di potature. È zona tutta libera agli scarichi Ecco, abusivi, questo è eh. piuttosto Guardate qua, questo pericoloso. qui è tutto presunto Eternit, vedete? Pericoloso, molto pericoloso perché dovrebbe essere Eternit. Abbandonato così, all'acqua, al vento, alla pioggia. Perché è tutto aperto così, di notte, diciamo, arrivano o con trattori, con i rimorchi, prendono, sganciano il trattore che ha le forche davanti e scaricano. Bene, direi che il nostro servizio dei cittadini attenti e amanti della città Per oggi questa mattina andiamo bene così, va? è Un po' di lavoro concluso. l'abbiamo fatto. Chi deve intervenire, intervenga, perché questa è una situazione che non può andare avanti, perché la pioggia dilava l'amianto, lo porta nel terreno, sotto il terreno ci sono le falde alimentano gli acquedotti e noi l'acqua degli acquedotti ce l'abbiamo in casa. Arrivederci. Va bene, ok. Ciao professore, ci vediamo poi in un altro video. Ciao, ciao Gianni. Ciao a Ciao, tutti. ciao. Andiamo.